Assemblea permanente per la Palestina libera nella sede dei Tolentini dello IUAV, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, rettorato occupato nella sede centrale dell'Università di Ca' Foscari. Gli studenti chiedono la fine degli accordi con aziende implicate con la produzione di armi e legate allo sterminio del popolo palestinese e con le università israeliane che appoggiano l'invasione della Palestina. A Ca' Foscari, dove da 10 giorni gli studenti dormono in tenda organizzando assemblee, convegni, laboratori e seminari, sono da poco passate le 15 quando la rettrice Tiziana Di Piello scende in cortile al termine di oltre 5 ore di seduta del Senato accademico che ha analizzato le collaborazioni tra l'Ateneo ed enti pubblici e privati israeliani. Il Senato di Ca' Foscari, profondamente turbato dal protrarsi dei crimini di guerra contro la popolazione civile della striscia di Gaza, torna a invocare l'immediato cessate il fuoco e la ripresa del dialogo tra le parti. Di Piello annuncia agli studenti che dalla mappatura delle collaborazioni di Ca' Foscari con Israele non sono emerse collaborazioni che si prestano ad usi militari. Respingendo la logica di un boicottaggio accademico indiscriminato, il Senato ribadisce l'importanza di continuare a garantire la libera cooperazione tra ricercatori e ricercatrici. Allo IUAV il Senato accademico ha scelto unanimemente di adottare la linea chiara del capo dello Stato Mattarella, basata sui principi di libertà e dialogo, talvolta anche in dissenso dal potere, sempre in collegamento al di sopra dei confini degli Stati, sempre in collegamento con gli Atenei di ogni parte del mondo. Gli studenti si aspettavano qualcosa di più. A Ca' Foscari la rettrice lascia l'assemblea, ma il dibattito prosegue. Siamo rimasti delusi e amareggiati come rappresentanti degli studenti del Senato accademico per il fatto che la governance ha risposto con un muro inossidabile rispetto alle richieste trasversali che venivano fatte. Si è deciso di non votare nessuno dei punti dell'appello che era stato portato sul tavolo da rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, del PTA, dei ricercatori e dei docenti.